Bene a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale nel nostro nuovo video. Come al solito io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a recensire il nostro nuovo liquido. Vai Birillo, esponici. Allora, sempre della linea Loaded S'mores. È un liquido similare al Tupuff, dall'immagine. Okay. Un biscotto con marshmallow, cioccolato e caramello. Andiamo a fare la prova di svapo e a dare qualche a tirare una conclusione a questo liquido della linea della Loaded, che sono 120 ml con due basette da 10 ml a un prezzo buono per il pubblico di svapatori che svapano come dei tacchini. Hanno una bella boccetta e te la porti in giro dentro lo zainetto che ci vuole, però ti dura per il prezzo che c'ha, confronto agli altri liquidi hai il doppio del liquido. Vai Gabri, andiamo a fare la prova di svapo a sentire com'è questo liquido. Come al solito io andrò a provare con la Mac Pro e il Druga. Io la Mac Pro e il Wasp Nano. Come al solito ho allagato. Io ci sento la cannella. Io il cioccolato. Non so se c'è la cannella, però il cioccolato poi ti resta, però boh, inizialmente io sento la cannella. Tipo il cioccolato quando lo apri che lo lasci nel mobile che vai a prendere il pezzetto. Che c'ha qualche giorno. Cioè non ti arriva dritto in bocca, ti rimane un po' lo smag. Biscotto non lo sento. No, neanche io. Più cannelloso, liquido cannelloso. Che voto ci dai Gabri? A questo liquido? Un 6,5. Io ci do anch'io 6,5. Più buono quello che abbiamo provato. Confronto agli altri, questo prima. Penso che sia il peggiore. Gli altri erano molto. Allora, ricordiamo che questo liquido lo prendiamo al negozio dove facciamo i nostri acquisti, da Svapo Caffè, a Marina di Carrara, Molliciara e La Spezia. Se volete fare il passo, andarlo a trovare, un mucchio di liquidi dove potete sbizzarrirvi con i vostri acquisti pazzi per chi c'ha la scimmietta sulla spalla. Allora, da Taverna dello Svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale. Da Birillo e Gabri è tutto. Ciao. Un bacio.